Già in Giacannata, eccoci Dai, qui. Grazie Giacannata. alla Dai, Giacannata. partecipazione. Prima di cominciare a registrare, stavamo accennando a degli argomenti possibili e è venuto fuori appunto nel prossimo video, che faremo più tardi stasera. L'idea è quella di parlare del Sankhya Yoga e siamo entrati nel concetto che è meglio per tutti noi concentrarci sugli shastra piuttosto che sulle opinioni. Sulle opinioni, anche se ci possono essere delle opinioni validissime, legittime, eccetera, sono sempre opinioni. Per cui, essendo opinioni, non sono assoluti, non sono assolute, sono soggette a tempo, luogo, circostanza e uditorio, persona alle quali ci si rivolge. Come per esempio, negli ultimi giorni abbiamo fatto degli incontri con Madhurya Shyam sulla Brahma Sanhita, no? Abbiamo analizzato la Brahma Sanhita, il testo originario, e a volte abbiamo riscontrato delle non le chiamerei neanche divergenze, io le chiamerei differenze nello spirito della Cintia Beda Beda Tattva, no? Delle differenze della traduzione di Bhaktisiddhanta rispetto al testo originario, no? E le abbiamo notate, non solo le differenze, diciamo così, legittime, perché quelle presentate da Bhaktisiddhanta sono effettivamente differenze legittime. Possono essere comunque spiegate e, come si dice, riconciliate con il significato originario abbastanza facilmente. Abbiamo analizzato però quello che è veramente pericoloso, cioè le possibili interpretazioni, diciamo così, di persone meno realizzate, meno dotate di conoscenza, meno attente al significato profondo, che possono queste interpretazioni, diciamo così, che diventano veramente fuorvianti, come possono creare dei problemi effettivi di malintesi, di equivoci, di apasiddhanta, cioè di conclusioni contrarie a Dharma e Vidya, conclusioni contrarie sia alle scritture che alla, diciamo così, all'interpretazione storica. Questo l'ho spiegato già in altri incontri con il concetto del contesto. Ovviamente, come al solito, interrompetemi pure in qualsiasi momento perché va benissimo. Allora, il concetto del contesto. Noi dobbiamo realizzare, dobbiamo renderci conto, dobbiamo ricordare che Bhaktisiddhanta, nella sua traduzione e commento alla Brahma Sanhita, parlava nel Bengala del 1800, in pieno a Calcutta, poi ragazzi, cioè non è che parlava, che ne so, in Tamil Nadu o in Kerala o a Rameshwaram, sul fondo della penisola indiana. Parlava a Calcutta, che era il centro del governo, della cultura, dell'indottrinamento,
della burocrazia, della politica imperialista coloniale. A Calcutta sono sorti movimenti come per esempio il Brahmo Samaj. Non so se hai sentito mai parlare del Brahmo Samaj. No, il Brahmo Samaj era una di quei movimenti, quei gruppi che gli storici colonialisti chiamano neovedantisti, che non ha assolutamente niente a che vedere col Vedanta. Non nominano mai il Vedanta neanche per sbaglio. Ma li chiamano neovedantisti perché praticamente sembrano rappresentare una riforma dell'induismo. Ma è una riforma dell'induismo che va a, come dire, imitare le ideologie abrahamiche. Non è soltanto il Brahmo Samaj. Il Brahmo Samaj era proprio sfacciato, nel senso che, ah sì, l'induismo deve cambiare perché deve diventare come il cristianesimo. No, ma nello stesso periodo abbiamo l'Arya Samaj dall'altra parte dell'India, nell'India occidentale, in Maharashtra, Nagpur, Bombay. Nagpur è la sede assoluta del movimento nazionalista indiano dell'RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh. No. E lì c'era l'Arya Samaj, è nato lì l'Arya Samaj, con Swami Dayananda, Dayananda Saraswati, primo Dayananda. Che si attaccava violentemente l'adorazione degli idoli, cioè le funzioni del tempio, le Murti, i Purana, la Bhagavad Gita, cioè, addirittura l'Arya Samaj mandava a quei tempi, no, ormai non lo fa più perché, cioè, si sono resi conto che sono fuori di melone. Però a quei tempi mandava i suoi seguaci a passare escrementi nei templi per dimostrare che i templi e gli idoli erano inutili, non potevano difendere se stessi. Cioè, uno dice, come? Scusi. Cioè, questa è l'Arya Samaj, che ancora oggi insieme alla ISKCON, Arya Samaj e ISKCON sono le uniche due organizzazioni riconosciute dal governo indiano con il potere di convertire le persone all'induismo. Cioè, questo dimostra che siamo ancora di lavoro, ne abbiamo ancora tanto da fare. Il governo indiano non è induista. Neanche il BJP è induista. BJP si presenta come la voce, il portavoce dell'induismo, ma non sanno neanche che cos'è l'induismo. Qualche mese fa il capo supremo lì tra BJP e RSS, che praticamente sono la stessa cosa, Mohan Bhagavat, ha dichiarato che induisti sono tutti quelli che vivono in India. Chiunque, solo quelli che vivono in India sono induisti. Nazionalisti. Ma neanche deficienti. Cioè, voglio dire, allora praticamente per lui sono induisti tutti gli islamisti, tutti i cardinali di razza indiana, cioè razzisti, non nazionalisti, razzisti, è diverso, perché nazionalismo è una cosa, razzismo è un'altra. Allora, cosa fanno gli stupidi? Prendono l'acqua sporca per buona, prendono il pannolino per buono, pieno per buono, e buttano via il bambino. Fanno il cambio del pannolino. Buttano via il bambino e tengono il pannolino. Vabbè,
Proprio ieri o l'altro ieri leggevo un articolo su un quotidiano riguardo a Narendra Modi, che è un induista fondamentalista. Quali sono i fondamenti dell'induismo, signore? Glielo chiedi e non lo sanno. Infatti, nel senso, cioè, Non lo questa è. sanno. Ora, il problema è che i miei amici nell'RSS mi dicono, fai un po' di, dai, immagine pubblica, l'induismo, advocacy lo chiamano. Sì, ma advocacy, purtroppo, il problema è che la gente in generale non ha delle idee, diciamo, corrette sull'induismo. Non ce le hanno gli induisti, figuriamoci gli italiani non induisti, no? E quindi proiettano questa idea delle caste, di questo, di questo. Ma questo non è fondamentalismo induista, perché andiamo a vedere, non c'è scritto da nessuna parte nelle scritture induiste originarie che il sistema delle caste è ereditario e c'è l'intoccabilità nella società, eccetera, eccetera. Non esiste. Non esiste. Il problema è che in Kali Yuga la gente è pigra, tende all'ignoranza, non all'ignoranza nel senso semplicemente di non sapere, ma nel senso di scegliere di non sapere. Cioè, diventano opinionati o opinionisti piuttosto che cercare la conoscenza reale, solida, verificabile. E questo è il problema. C'è tanta gente che va blaterando insegnando del tantra, tanta gente che va blaterando insegnando di questo, di quello, della Bhagavad Gita, ma non sanno neanche cosa c'è scritto nella Bhagavad Gita. Non lo sanno. Pigliano un verso qua e un verso là, togliendoli dal contesto, e pensano di aver provato le loro personali opinioni o le opinioni di quelli che loro seguono. L'esempio più eclatante è quello della Apicet Sudurachara Bhajate Mamanania Bhaksa Dureva Samantabhya. E che dice che anche se commettesse gli atti peggiori, un devoto non deve mai essere considerato caduto perché comunque è un devoto. Allora, dimenticano il verso successivo che dice che un devoto vero, serio, sincero, molto presto smette di compiere gli atti peggiori, diventa totalmente dedito al Dharma e in questo modo si qualifica per avvicinare la vera devozione spirituale. Questo è il verso successivo. In un altro verso, sempre nel contesto della Bhagavad Gita, in numerosi altri versi, Krishna continua a ripetere che una persona deve innanzitutto diventare una brava persona. Yeshan tvanta gatam papam punyam nam nitya karmanam. Quando uno ha finito, ha smesso, ha abbandonato tutte le attività colpevoli, papam, gatam, che cos'è un'attività colpevole? Cos'è pap? Pap non è la disobbedienza all'autorità come nelle religioni abramiche. Papa è fare del male agli altri, creare sofferenza, creare danno agli altri, pensando che questo migliora la propria posizione in un modo o nell'altro. Quindi questo è papa. Quindi ogni volta che si cerca di hackerare il sito di qualcuno che dice qualcosa di diverso, quello è papa. Perché? Perché che ti frega te? Cioè, lascia che ognuno dica quello che vuole. Se vuoi opporti a quello che tu consideri una conclusione o una presentazione sbagliata, facciamo un bel dibattito. Questo è il sistema vedico.
Il sistema medico è il dibattito pubblico, non è hackerare i siti degli altri o dirottare, impadronirsi delle proprietà degli altri o denunciare alla polizia con lettere anonime delle persone che non hanno fatto mai niente di male. Non è calunniare la gente, cercare di fare degli assassini. Diciamo così, di immagine, assassinare l'immagine del prossimo creando calunnie. Quello è papa. Quello è attività colpevole, quello è un peccato, perché si cerca di, lo scopo è quello di fare del male agli altri, di danneggiare gli altri, con una illusione di beneficio, di vantaggio per la propria, per il proprio partito. Quindi questo apicesso duracero, come abbiamo già spiegato sia nel commento alla Bhagavad Gita sia in altri incontri, significa uno che dura achara. Achara vuol dire il comportamento, diciamo così, le buone maniere, l'etichetta. Uno che è su duracero è uno che dice le parolacce. È uno che non si alza la mattina presto, è uno che non si butta per terra ogni volta che passa uno o due siti da sognarsi. Cattivo comportamento, cattive maniere. Duracciara è diverso da Papa. Su Duracciara non fa male a nessuno. Papa fa male agli altri. Significa danneggiare gli altri. Quindi, ora, ritorniamo al concetto di contesto. Dal concetto di contesto ritorniamo al concetto di opinione. Noi dobbiamo capire che, qual è la differenza tra opinione e conoscenza. La conoscenza prende in considerazione tutti gli aspetti, compreso quello di contesto. Specialmente quando si riferisce alle opinioni. Come abbiamo detto, il Brahma Samaj diceva che l'induismo doveva diventare cristiano. L'Arya Samaj diceva che l'adorazione nei templi, la Bhagavad Gita, gli avatara erano completamente fasulli, sbagliati, dovevano essere rifiutati, figuriamoci. Paramahansa Yogananda dà in giro il crocifisso al collo. Vivekananda dichiarava che uno dei due libri che lui amava completamente, si portava sempre dietro, uno era la Bhagavad Gita, grazie, e l'altro era L'imitazione di Cristo. E dichi ha dichiarato che se lui fosse vissuto ai tempi di Gesù Cristo, non avrebbe solo lavato i suoi piedi con le lacrime, ma avrebbe lavato i piedi di Gesù Cristo col suo sangue, col proprio sangue. Cioè, il fatto che Bhaktisiddhanta nella sua traduzione commenta la Brahma Samhita sia tendenzialmente abramico, non è che ci deve lasciare esterrefatti, perché era l'anda. Cioè, se non si faceva così, non si sopravviveva in quel periodo storico. Non si poteva, non si sopravviveva. Non si sarebbe riusciti a salvare l'induismo, perché sarebbe stato raso al suolo, come tanta. Bhagavata Purana, perché Bhaktivinoda ha sentito, ha considerato necessario fare la famosa conferenza sul Bhagavata, in cui glorifica Gesù, Maometto, Zarathustra, Mosè, cioè, se c'aveva Marx ci metteva pure dentro anche quello, no? Perché? Perché quella era l'anda, quella era la stagione, no? Addirittura la Ramakrishna Mission, no? Che è, diciamo così, parallela a Vivekananda, fondata da Vivekananda
in relazione a Ramakrishna, al suo guru Ramakrishna. È registrata come organizzazione non induista presso il governo indiano. Celebra Natale, chiama i suoi membri monaci, abati, dice, c'ha le suore. Perché quella era Ravanda, tutta roba che gravita attorno al 1800, XIX secolo. Io capisco che sia andata avanti fino al XX secolo, perché nel XX secolo ancora Bhaktivedanta parlava sostanzialmente a dei cristiani, quando è arrivato in America. Non parlava agli induisti. C'è da considerare anche che quando diciamo, arriva Bhaktisiddhanta, erano quasi 200 anni che gli inglesi avevano potere, Non quindi solo, ma 200 in anni. Bengala erano già 1200, 1800, erano già 600 anni che i musulmani dominavano il Bengala. Cioè, Esatto, cioè, nel senso anche questo. Quindi, voglio dire, il nessuno, contesto, bisogna acquisirlo. grandi cose erano miscelate, Ma certo, aperte. esatto. No, ma era necessario parlare in quel modo. Io non sto dicendo che Bhaktisiddhanta o Bhaktivedanta hanno sbagliato, che erano No, no, no. illusi, che erano confusi, erano ignoranti, hanno fatto male. No, 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 no. Io sto dicendo che hanno parlato nel loro contesto, di Desha Kala Patra. E Desha Kala Patra ne ha parlato come dire, ad nauseam, no? Sia Bhaktivinoda, sia Bhaktisiddhanta che Bhaktivedanta. Andiamo a vedere quante volte ne parlano, quante volte menzionano questa necessità. Appunto, come dicevo prima, la conferenza sul Bhagavat è proprio basata su questo punto. Infatti comincia dicendo che cos'è il Bhagavatam. Allora l'imperialista britannico c'ha il suo servo che viene dall'Orissa, parla del Bhagavatam, e ah sì, allora il Bhagavatam è una raccolta di favole che il suo servo che viene dall'Orissa racconta ai suoi amici. E l'Orissa, non dimentichiamoci che l'Orissa è il cortile, diciamo così, è la casa al mare del Bengala e di Calcutta. Cioè, Puri è la casa al mare di Calcutta. Io quando ero in India, e ancora adesso immagino, ci sono una decina di treni che tutti i giorni vanno avanti e indietro da Calcutta a Puri. Ce ne sono tre specialmente, due di notte e uno di giorno, che fanno solo Puri, Calcutta, Puri, Puri, Calcutta. E poi ce ne sono altri 5 o 6 almeno che da Calcutta vanno, dopo Puri, vanno avanti, vanno nel sud dell'India, eccetera, eccetera, vanno a Bombay. Arrivano da Bombay invece che da passano, insomma, in un fine settimana regolare. Tu pensa, ogni treno cos'ha? 10, 12, 15 carrozze, ogni carrozza ha 78 posti e sono pieni. Tutto il turismo di Puri è basato sui bengali, specialmente i bengali di Calcutta. Ma questo fin dai tempi di Krishna Chaitanya. Infatti, quando Krishna Chaitanya ha preso sannyasa,
che doveva scegliere dove andare a abitare, dove andare a girovagare, no? Ha scelto Jagannath Puri. E Madre Saci è stata contenta, dice, beh sì, non è, cioè, tutti vanno avanti e indietro da Navadvipa Puri, così potremo avere tue notizie, eccetera, eccetera. Perché è il cortile, è la casa al mare di Calcutta. Quindi il fatto che Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, Bhaktivedanta provengono da quella situazione lì, di Calcutta, del Bengala, è molto specifica come contesto, sia per la storia dei musulmani, per la storia del collegamento con Puri, per la storia del collegamento con l'impero britannico. Se non si capiscono questi fattori del contesto, si finisce per creare malintesi su quello che hanno detto gli acharya. Perché gli acharya dicono delle cose e magari noi le capiamo come vogliamo noi. Specialmente se noi abbiamo una formazione fondamentalmente abramica, abbiamo così che dobbiamo chiudere questa. Ok, power off. Ok. Se abbiamo una formazione fondamentalmente abramica che ci porta a credere che effettivamente Gesù Cristo è Dio, allora quando noi vediamo delle tendenze abramiche nelle presentazioni degli acharya che ci presentano la Bhagavad Gita, la missione di Krishna Chaitanya, la coscienza di Krishna, chiamatela come vogliamo. Cioè, ci troviamo in pericolo grave di sviluppare dei malintesi, degli equivoci, di capire male e di ripetere peggio. Perché è un conto capire male, ma se poi dopo tu prendi quello che tu hai capito male e lo vai presentando come l'unica vera interpretazione, l'unica vera spiegazione possibile, che deve distruggere tutte le altre spiegazioni, interpretazioni, prospettive, lì allora il problema diventa ancora più grosso. Perché non è una questione di avere idee diverse, per carità, cioè ci vuole la libertà di pensiero. Però, come noi dovremmo sapere, la libertà di una persona finisce dove inizia quella di un altro. Purtroppo questa non è la visione abramica. Loro pensano che siccome la loro religione non solo permette, ma ordina loro di distruggere tutte le altre religioni, loro pensano che la loro libertà di religione consiste nel distruggere le altre religioni. Hai capito? Dice, ah, stanno attentando la nostra libertà di religione perché non ci permettono di convertire a forza la gente, di uccidere quelli che non si vogliono convertire. Ok. Abbiamo un concetto diverso di libertà. Ma guarda che non mica l'hanno fatto solo i musulmani, facevano benissimo i cristiani. Lasciamo perdere gli ebrei, non parliamo degli ebrei, leggete l'Antico Testamento e cosa hanno fatto per impadronirsi della cosiddetta terra promessa. Cioè, ragazzuoli, capiamoci su cosa vuol dire religione. Questo è per, diciamo così, illustrare il concetto di contesto e di opinione. Oggi come oggi, siccome non è più legale bruciare la gente in piazza, ci sono altri metodi, no? Che i nostri simpatici abramici e neo-abramici
pseudo induisti, pseudo devoti, eccetera, stanno portando avanti. E sono comunque sempre intesi a danneggiare chi non li segue, chi non è d'accordo con loro, chi ha un'idea diversa, gli altri. Allora, se noi andiamo nella Bhagavad Gita, vediamo che Krishna, quando definisce le caratteristiche della conoscenza, le caratteristiche del devoto, della persona che è impegnata effettivamente nella spiritualità, dice che ha superato la dualità ed è equanime verso amici, nemici, malfattori, benefattori, neutri, ricchi, poveri, cioè praticamente il concetto di noi e loro non deve esistere. Chi vuole seguire, applicare, che dire di insegnare, per carità, la Bhagavad Gita deve abbandonare il concetto di noi e loro, deve superare l'illusione della dualità. Questa illusione della dualità si riferisce all'identificazione materiale. Non si applica alla discriminazione intelligente che ti fa capire la differenza tra sat e asat, tra dharma e adharma, tra vidya e avidya. Quello bisogna tenerlo. Quello bisogna tenerlo. Quello che bisogna buttare via è la discriminazione e l'opposizione, diciamo la dualità, con quelli che non sono te, no, non sono voi, non sono noi. Cioè, non esiste questa cosa, non esiste un noi rispetto ai voi o ai loro. Non deve esistere. Non deve esistere. Perché quando Krishna dice tutti seguono la mia via, no? Mamma Vart Manuvartante, Manushya Partha Sarvasha. No? A Krishna non gli interessa di punire i miscredenti, no? Distruggere, no, i suoi malfattori. Finché noi diciamo che la missione divina è distruggere i miscredenti, andiamo a finire male. Quindi la traduzione della Bhagavad Gita così com'è va rivista, ragazzi. L'hanno rivista per peggiorarla. È ora di rivederla un attimo. Lasciamola così com'è la scritta Bhaktivedanta Swami. Però è la Bhagavad Gita che non dice punire i miscredenti. Se Bhaktivedanta Swami ha scritto punire i miscredenti, va bene, però non l'ha detto Krishna, l'ha detto Bhaktivedanta Swami. Aveva il diritto di dirlo, per carità, non è che adesso bisogna bruciare i libri di Bhaktivedanta Swami, assolutamente no. Però devono essere messi in un contesto culturale, storico, politico, se vogliamo dire. Perché la missione di Bhaktivedanta Swami era sostanzialmente una missione politica. Così come la missione di Bhaktisiddhanta Bhaktivinoda era una missione politica. Quindi questo è il concetto di contesto. Perché era una missione politica? Perché voleva creare un'entità legale, un movimento, un partito, se vogliamo, di persone che collaboravano insieme, lavoravano insieme per diffondere il messaggio della coscienza di Krishna. È come la RSS, Rashtriya Swayamsevaka Sangha, vuol dire letteralmente l'associazione per coloro che sono Swayam Sevaka. Swayam vuol dire se stessi, Sevaka vuol dire servitori, rastria, delle persone che sostengono la nazione, cioè delle persone che partecipano alla nazione. Quindi è letteralmente, la traduzione è l'associazione della nazione, di coloro che vogliono servire se stessi come nazione.
politica questa, è politica. L'Associazione per la coscienza di Krishna è un'associazione, è un'unione, è un sindacato, non lo so, chiamiamolo come un'organizzazione, un movimento. Oggi come oggi e negli ultimi 300 anni la politica è diventata una cosa indispensabile. Indispensabile perché senza la politica non si sopravvive. La politica è iniziata a essere importante proprio con il colonialismo. Il colonialismo britannico ha portato la politica in India. Prima del colonialismo britannico, la politica era una cosa locale, era dei gruppi, degli individui, delle famiglie che cercavano di farsi lo sgambetto a vicenda per ottenere potere localmente, cioè le guerre dinastiche, le rivoluzioni locali, il sultano del Bengala, il Nawab del Bengala che si rivoltava contro il sultano di Delhi per avere il suo sultanato proprio indipendente, così in Orissa, così i Bahamani nel Tamil Nadu, ma era politica che non coinvolgeva tutta la società, tutta la popolazione. Quando l'impero britannico è arrivato in India, ha cominciato con la politica, lo stesso tipo di politica di quello vecchio, cioè mettere gli induisti contro i musulmani, mettere le caste basse contro le caste alte, e viceversa, eccetera. Però erano cose, diciamo così, locali, un principato contro l'altro, erano cose che già sapevano fare. Poi sono arrivati i marxisti. I socialisti li chiamavano Fabiani, il socialismo fabiano, che è stato portato proprio dai primi araldi, possiamo chiamarli così, della lotta per l'indipendenza indiana, perché erano quelli che combattevano in Gran Bretagna per i diritti del popolo, specialmente gli irlandesi, che gli irlandesi, essendo stati repressi, torturati, espropriati, oppressi e tutto quello che vogliamo noi dagli inglesi, irlandesi e scozzesi, no? Specialmente gli irlandesi, perché gli scozzesi se ne stavano su a casa loro e non si occupavano dei fatti propri. Però gli irlandesi erano molto più collegati con l'Inghilterra. E infatti abbiamo il Sister Nivedita, l'Annie Besant. Tutti questi personaggi, specialmente le donne irlandesi, che sono tremende, no? Che sono diventate attiviste dell'indipendenza indiana e si sono aggregate anche a Vivekananda. L'Annie Besant ha fondato la società teosofica, però la Sister Nivedita era 100% attaccata a Vivekananda. Quindi questo è il clima politico che si è formato in India all'inizio della lotta per l'indipendenza. Quindi il nazionalismo induista da lì è nato. Bhaktivinoda, Bhaktisiddhanta, Bhaktisiddhanta e Bhaktivedanta lì sono nati, lì si sono sviluppati. Quindi questa idea politica di associazionalismo, di movimento di opinione, di azione, andava benissimo, ma va abbastanza bene anche oggi, però non più come era nel 1800 in India. È tutta un'altra situazione. Oggi i movimenti, ormai da 50, 70 anni, i movimenti di questo tipo vengono regolarmente dirottati dai poteri occulti. Per
vengono infiltrati, dirottati, distrutti o trasformati completamente dall'infiltrazione dei poteri occulti. Guarda che cosa hanno fatto col movimento femminista, col movimento socialista, comunista, col movimento hippie, col movimento New Age, con la ISKCON. Esattamente, cioè, si infiltrano, ci mettono dentro delle persone che sono capaci di prendere e disposte a prendere il potere, a dirottare il potere, a diventare dei leader e a dirottare tutto il movimento. Quindi quel concetto lì che funzionava, del movimento di tipo politico, che funzionava nel 1800 nell'India dell'inizio della lotta per l'indipendenza, oggi come oggi non è più il migliore, non è più quello che può funzionare. Quello che deve funzionare è l'idea di Krishna Chaitanya, l'originario di Krishna Chaitanya, che è una rivoluzione grassroots, cioè proprio a livello terra, a livello popolare, senza leader. Basta con i leader. Chaitanya non ha nominato nessun leader. Non ha stabilito un amat, non ha stabilito una discendenza, una sampradaya, una param. Non ha fatto niente di tutto questo perché non voleva leader. Voleva che tutti insieme o separatamente si dedicassero al santo nome, ai santi nomi, plurale. Questa è la cosa che funziona meglio oggi. Perché non è attaccabile. Il lavoro che è stato fatto per costruire la Gaudiya Mada ha avuto il suo senso, ma non ce l'ha più oggi. Perché la Gaudiya Mada è stata anche lei un po' dirottata ed è diventata un meccanismo politico obsoleto. Quando si dice che molte persone, la maggior parte delle persone, tendono a combattere la guerra precedente, quella che è già finita, perché è più facile. Cioè, una volta che una guerra è finita, il risultato si sa, no? E vabbè, vai avanti, continua a combattere quella guerra, ma è finita quella guerra lì, ormai il risultato c'è, basta. Noi dobbiamo vedere qual è la guerra attuale. Perché senza la guerra, senza capire qual è la guerra attuale, noi che cosa combiniamo? Combattiamo una guerra che è già finita, è irrilevante, è diventata irrilevante. E peggio ancora può diventare controproducente. Perché Krishna Chaitanya non aveva nessuna intenzione di imporre l'abramismo nella coscienza di Krishna, nel sistema vedico, nel sistema della Bhakti. Quindi questo è quello che volevo dire. E la stessa cosa si applica anche alla proiezione del Tantra, dei Deva. Tantra non è come dicono alcuni, che insegnano alcuni, un sesso mistico, esoterico. Ah, che bello, no? L'esperienza spirituale nel sesso. No. Tantra è l'adorazione della divinità. L'adorazione della divinità che risiede nel nostro cuore. Quindi, com'era? Angro passano, come diceva, che l'adorazione di se stessi, no? Tantra non è esattamente l'adorazione di se stessi, è l'adorazione della divinità di cui noi siamo parte. Quindi, siccome noi siamo una parte, no? Se noi ci, come dire, attacchiamo, ci identifichiamo con la divinità, non è che noi pensiamo che noi come anima individuale siamo diventati Dio.
Ma noi abbandoniamo la nostra idea separata di individualità per identificarci con la divinità, per entrare nella divinità. Lo dice Krishna Bhagavad Gita, Vishante, no? Vishanti, Vishante. Entra, il devoto entra in me. Cosa vuol dire entra in me? Cioè, non è che si apre lo sportellino nella Murti di Krishna e noi entriamo. No, no, entra in me vuol dire che noi dobbiamo realizzare di essere una cellula del corpo spirituale, una parte del corpo spirituale di Dio. Così come la mano non ha un'identità individuale. Noi possiamo dire la mano, che ne so, asciuga i piedi, no? O si gratta la testa, no? Gratta la testa, la mano gratta la testa. Sì, ok, c'è un soggetto, un verbo e un complemento. Però la mano non è che dice, ah, io sono la mano, faccio la mano, quello lì, quella lì è la testa, è diversa da me. No. Quindi il tantra è un po' come la mano che si accarezza la testa. Non è un'altra persona che ci accarezza. È la nostra mano, siamo noi. Cioè, se le braccia abbracciano il resto del corpo, non è un'altra persona che ci sta abbracciando. Siamo sempre noi. Però questa è una buona spiegazione per il servizio, perché la mano serve la testa. Esatto, ma non solo la mano serve la testa, la mano serve il corpo intero. Sì, no, nel caso del grattare. Esatto, o accarezzare, o fare lo shampoo, che Sì. ne so, lavare, cioè, imbellettare, inghirlandare, qualsiasi cosa fa la mano. Non c'è una divisione, non c'è una individualità indipendente. C'è una individualità dipendente, nel senso che la mano da sola, se stacchi la mano dal corpo, la mano fa più niente, garantito. Cioè, non è come nei film della famiglia Addams che c'è mano che va in giro da sola. No, quello lì è una roba per divertirsi, non può esistere. Questo è il concetto che molti non riescono a capire perché si fanno prendere dalla paura dell'impersonalismo. Oh, impersonalista, impersonalista, vai, vai! No? E gli scatta il muro della panic room, no? Della stanza del panico e trac, tutto bla 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 bla, tutti i chiavistelli si chiudono e uno dice, ah no, io no, no, perché? Ma no, cerchiamo di capire, no? Perché dobbiamo bloccare l'intelligenza? Quando Krishna dice, chi mi serve con amore e devozione? Io do l'intelligenza con cui possono venire a me, no? E ragazzi, bisogna usare l'intelligenza. Non dobbiamo aver paura di usare l'intelligenza. Perché la paura, da dove viene la paura? Gli Shastra lo dicono molto chiaramente, la paura viene dal concetto di dualità. Ed è la paura che ci impedisce di vedere le cose come stanno, di capire le cose come stanno. Ma torniamo al concetto di opinione. La paura, dimmi. nel contesto, Sì. in questo caso, perché, cioè nel senso, Bhaktisiddhanta fece questa guerra ai Mayavadi, cioè nel senso, lui era molto, non una guerra, era più che Sì, altro un guarda, attaccare. guarda. Il problema, ne abbiamo già parlato, comunque ripetiamo. A quei tempi l'influenza più forte, l'influenza culturale, politica anche, più forte nell'induismo era la Shankaracharya Math. Perché? Perché la Shankaracharya Math era proprio dal punto di vista
di popolarità, di numero di aderenti, di attività, di attivismo, di prestigio, eccetera, era sicuramente quella che andava più per la maggiore. E in seconda posizione c'erano i Ramanandi, che erano abbastanza attivi e abbastanza popolari, ma non quanto la Shankaracharya. E il fattore fondamentale, ancora più importante, è che la Shankaracharya Math presentava una visione dell'induismo filosofica, che Bhaktisiddhanta chiamava impersonalista. Ora, il concetto di presentazione filosofica, che qualcuno può definire impersonalista, era quella più accettabile sia ai musulmani che specialmente agli inglesi. Perché gli inglesi accettavano di studiare la filosofia, le antiche filosofie, a patto che non andassero a scontrarsi con l'ideologia avramica. Quindi se noi parliamo, se la Shankaracharya parlava del Brahman, qualunque colonialista britannico dice: oh sì, ma Brahman non fa male a nessuno, va bene. Sì, come diceva Gandhi, no? Allah Ishwara Terenam, no? Che diceva addirittura che Allah era il nome di Dio nell'induismo. Insomma, per cui sempre per quel concetto. Quello che si chiama appeasement in inglese. Appeasement vuol dire placare, calmare, soddisfare. Sì, tutto bene, tranquillo. Perché non solo ha dato addosso agli alla tradizione di Adi Shankara, accusando Adi Shankara di essere un impersonalista, come aveva fatto Madhva. Madhva, per cercare di portare potere alla propria discendenza, al proprio lignaggio, alla propria Sampradaya, ha fatto di tutto per screditare Adi Shankara e la linea di Shankara, inventandosi un sacco di versi, inventandosi anche proprio completamente i titoli di testi che non sono mai esistiti. Cioè, si è inventato le citazioni, ha fatto tutto lui, no? E ovviamente questo era una, diciamo così, una piattaforma che ad alcuni seguaci dei Gaudiya Vaishnava ha fatto gola, però si può fare, no? Si può fare. Facciamo anche noi. Inventiamoci una Brahma Madhva Sampradaya. Però, di nuovo, si tratta di contesto. Il nostro scopo non è quello di condannare o demonizzare delle azioni, delle scelte che sono state fatte in un contesto storico che le richiedeva. Perché a volte bisogna parlare alla gente dicendogli quello che può capire. Bisogna parlare alla gente nella lingua, nell'approccio che la gente è disposta ad ascoltare, perché se no andiamo in cima all'Himalaya e parliamo da soli. E vabbè, cioè, se può fare, un sacco di gente l'ha fatto, però oggi come oggi le emergenze, le necessità sono diverse. Non possiamo fare una cosa del genere perché non ha senso. Ci sta bruciando la casa sotto i piedi e noi andiamo sul terrazzo a contemplare l'orizzonte, che contempli l'orizzonte, cioè stai andando a fuoco, capito? E questo è il contesto nostro, un contesto diverso, un contesto completamente diverso, perché sono passati, ma anche oggi come oggi, siccome il karma si sta accelerando, stiamo arrivati alla fine di un ciclo.
Il karma sta accelerando in una maniera incredibile, proprio specialmente in questo periodo. Il karma sta venendo a galla, tutte le verità soppresse e nascoste stanno venendo a galla, tutti i guai, i nodi vengono al pettine. Perché? Perché questo è il momento della chiusura di un ciclo karmico. Quindi quello che noi dobbiamo fare adesso è occuparci di quello che sta succedendo adesso. Non di quello che succedeva in Bengala 300, 400, 500 anni fa, che ci fregano, di che cosa facevano politicamente gli abitanti dell'India, del Bengala 200, 100, 200, 300 anni fa. Però il Non è contesto, rilevante, non è rilevante. cioè, sì, però il contesto di allora bisognerebbe comprenderlo bene per Esatto, esatto, non portare avanti delle idee, dice no, ma esatto. impersonalismo. Dobbiamo portare avanti l'essenza. Dobbiamo Esatto. portare avanti il bambino, i pannolini, i vecchi, non ci interessano più. Buttiamo via i pannolini vecchi. Cioè, buttiamo via l'acqua del bagno, buttiamo via i vestitini che ormai non gli stanno più stretti. Ah no, ma in certo senso non bisogna buttare via nulla, però cioè nel Sì, senso. esatto, è vero, hai ragione, non bisogna buttare via nulla, però non bisogna cercare di infilare il bambino in un pigiamino che è la metà di quello che lui ha bisogno. Esatto. Cioè, no, non è che adesso bisogna buttarli via, quello che hanno detto gli Acharya va bene, però va analizzato, va compreso nel suo contesto, perché soltanto dopo che noi abbiamo realizzato la sostanza, allora possiamo andare a vedere quello che è stato detto in un altro contesto, se no non lo capiamo. Se noi non realizziamo la sostanza dell'insegnamento dei Veda, della Bhagavad Gita, di Chaitanya, della coscienza di Krishna, chiamala come ti pare, della conoscenza, no? Se non realizziamo la sostanza della conoscenza, non possiamo capire quello che hanno detto altri in altri contesti sulla sostanza della conoscenza, perché non siamo in grado di separare la sostanza dal pacchetto. Quando non siamo in grado di separare la sostanza dal pacchetto, a causa del Kali Yuga, buttiamo via la sostanza e teniamo il pacchetto. E questo è il problema che noi ci troviamo oggi ad affrontare. Dobbiamo fare una bella ripulita e tornare alla fonte. E soprattutto tornare alla realizzazione personale. Il primo passo nella realizzazione personale è realizzare che non siamo il corpo materiale. In certo senso, Chaitanya Mahaprabhu fece la stessa cosa nel 1500, Bravo, bravo, 1600. esatto. Ma Ma questo è questo è quello quello che che fanno fanno. gli Acharya. Cioè non è che uno si fa chiamare Acharya perché fa figo. Cioè, diciamo così, dipende da quello che fai, non da quello che dici di essere. Su, dai. Il primo passo nella realizzazione spirituale, in qualsiasi parte della conoscenza vedica, è realizzare che non siamo il corpo. Ragazzi, ma più chiaro di così non potrebbe essere. Se noi non abbiamo realizzato quello, cosa stiamo cercando di insegnare? Cosa stiamo portando avanti? Non abbiamo capito niente. Se da una posizione di non realizzazione, neanche un centimetro di realizzazione spirituale, trascendentale, cerchiamo di studiare e insegnare quello che hanno detto gli Acharya precedenti,
Finisce che siccome non siamo in grado di distinguere tra la sostanza e il pacchetto, portiamo avanti il pacchetto perché è quello che è più attraente. Oggi come oggi la gente compra i prodotti commerciali soprattutto per la confezione. Io ogni tanto trovo dei video su YouTube, mi è capitato di trovarne uno abbastanza recentemente, che fa vedere le prove della pervicacia dei venditori che fanno delle confezioni truffaldine. Nel senso, ti fanno una scatola grossa così, ci sono dentro quattro biscotti. Il packaging è uno dei primi pilastri del marketing. Ma questo che cosa vuol dire? Vuol dire che c'hanno ragione, che è valida? No, No, no. vuol dire che la gente è stupida. Allora, la gente o è stupida o è ignorante o non ha la possibilità di acquisire la conoscenza adeguata. Una persona che non è stupida, quando compra un pacco così con quattro biscotti, dice la prossima volta, questa è l'ultima volta che compro quei biscotti lì. Perché non è più ignorante. Però chi continua a comprare quei biscotti lì? Ah, perché la marca è autorizzata, è una grande marca, è una marca. Ma che dici? Ma che sta di? Ma che sta di? Quello è una persona che vuole continuare a essere ignorante, quindi è stupida. Stupidità e ignoranza sono due cose che tendono ad andare a braccetto quando si sceglie l'ignoranza. Si sceglie l'ignoranza perché si è stupidi. Tutti possono essere ignoranti, però quando si sceglie l'ignoranza, non è semplice ignoranza, diventa ignoranza stupidità. Questo è un problema. Questo è un problema perché, cioè, anch'io continuo a imparare, non ho intenzione di smettere di imparare, no? Io continuo a verificare se qualcuno mi dà dei riferimenti solidi, io cambio opinione. Ovviamente non cambio opinione sulla base di quello che io ho realizzato, perché quello che ho realizzato l'ho realizzato, non c'ho bisogno di cioè l'ho visto, l'ho sperimentato, funziona, continua a funzionare. Continuo a sperimentarlo tutti i giorni, per cui se uno mi dice no, non è vero, dice, vabbè, cioè, dimostrami che non è vero. Io l'ho visto, lo sperimento, quindi se tu vuoi convincermi che non è vero, devi fare ben altro che dirmi non è vero, sei un demone, sei bababa. No, cioè, ben altro ci vuole, voglio dire, ragazzi, no? O farmi tagliare il sito internet. Ultimamente, proprio in questi giorni, mi hanno tagliato il sito internet. Meno male che c'è quello di scorta. Io vado sempre col piano A, B, C, D, E. Quindi quello nuovo funziona. Adesso stiamo cercando di capire cosa è successo al sito A, al sito vecchio. Vediamo se si riesce a recuperare. Però, ragazzi, dai. Siete Ah, io pensavo patetici, che era un sono errore patetici, dai, capito? del mio telefono perché l'avevo No, girato no, 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 me a l'hanno un'amica e non detto sapeva. diversi, poi sono andato a vedere anch'io e effettivamente è stato tagliato. Non si capisce il motivo, probabilmente sono degli hacker. E ho come l'impressione di indovinare chi potrebbe essere. No, in passato gli stessi personaggi esperti di computer mi hanno denunciato all'amministrazione di Amazon per violazione di copyright perché vendevo i miei libri. Non so se mi spiego. Cioè, capito? Sono patetici. Comunque, karma arriva, eh. Mi arriverà addosso, eh. Per cui io. Tranquilla, c'è problema.
Vado avanti, ricomincio, ricostruisco, non c'è problema. Quindi capisci il concetto, no? Il contesto è importante per separare la sostanza dal pacchetto. Quindi bisogna, allo stesso tempo, come io dico sempre, bisogna verificare con gli shastra, gli shruti specialmente, originarie, e coi fatti storici. Tutte e due le cose vanno di pari passo, sono due rotaie, Shastra Praman e la ricerca storica. Quando abbiamo tutte e due ben chiaro, diventiamo capaci di distinguere il pacchetto dalla sostanza. Ovviamente, meglio ancora se abbiamo realizzato la sostanza noi stessi, che quello ci dà ancora più, diciamo così, solidità nel nostro lavoro di analisi. No. Va bene, io direi che se non ci sono obiezioni, osservazioni, No, domande ulteriori, direi che possiamo cioè, chiudere qua. nel senso che bisogna trovare, cioè, il pacchetto giusto per fare le tue realizzazioni individuali, e poi, Certo. cioè, una volta che uno ha le sue realizzazioni individuali, cioè, alla fine ha le sue realizzazioni individuali, punto. Eh sì, ma il pacchetto giusto, se tu lo compri da uno che non ha le realizzazioni individuali di base, è un problema. Perché uno che ti vende il miele e non ha idea di che cosa sia il miele, o che pensa che qualsiasi sciroppo di glucosio sia miele, non lo so che garanzia hai che il pacchetto sia adeguato, perché ti mette i valori nutrizionali, zuccheri, capito? Oh, troppi zoo! Perché gli zuccheri nella scienza nutrizionale possono essere qualsiasi cosa, saccarosio, a glucosio, fruttosio, non sono zuccheri, comunque sono. Quindi quando ti scrivono solo la percentuale di zuccheri, dice vabbè, quali zuccheri? Scusate, no? Cioè, e poi non ti scrivono tutti gli oligoelementi perché sarebbe troppo lungo e poi. Cioè, per cui ti scrivono gli zuccheri, ottenuto, informazioni nutrizionali, zuccheri e calorie. Grassi zero, ah, vabbè, proteine zero, glutine zero, ah, vabbè. Ma che ci facciamo noi con queste informazioni? Questo è il concetto. Bisogna trovare il pacchetto e, come ti dicevo, il pacchetto, tutto sommato, possiamo anche non averne bisogno del pacchetto. Perché se andiamo direttamente alla fonte, andiamo all'alveare, cioè il miele lo troviamo, eh? Cioè, non è che dobbiamo trovare il miele per forza in negozio. Se troviamo un alveare, l'alveare è meglio. Capisci il concetto? Prenderemo qualche puntura da api, però. Vabbè, bisogna lavorare, capito? Bisogna capire come trattare le api, perché se non vogliamo prendere il punture di api ci mettiamo tutto l'ambaradan, come si dice, lo scafandro, cioè, è che è necessario, ci portiamo un cartone, un pezzo di cartone da bruciare per fare un po' di fumo, le api si spostano. E lì andiamo lì col nostro vasetto, fruc, ce l'ha e scoliamo un po' di miele. Cioè, bisogna sapere come. Certo, bisogna fare un po' di lavoro. E c'è anche il rischio che magari una punturina te la becchi, ma c'è gente che si fa fare le punture d'api apposta per i reumatismi, quindi ragazzi, non c'è problema. Va bene, dai, su questa Va nota, benissimo. se non c'è altro. Marama, Oi, dimmi. senti, per quanto riguarda il discorso che hai fatto prima, no? Che gli acharya, questi più attuali, diciamo dall'Ottocento fino ai giorni nostri, quelli Sì. che conosciamo, quelli diciamo dopo il colonialismo, Sì.
anche per quanto hai detto che è molto importante il contesto, no? Quindi per comprendere perché questi hanno detto quelle cose in quel momento, ok. Questo lo dobbiamo considerare anche per quanto riguarda, diciamo, il pacchetto del tipo di sadhana che ci hanno Certo, prospettato. Perfetto. comunque ti faccio notare che gli acharya che sono venuti dopo il colonialismo non sono molti, non ne vedo io, perché anche quelli che hanno continuato a esistere dopo la fine del colonialismo sono stati formati dalla società colonialista, dalla politica colonialista, dall'educazione, istruzione scolastica colonialista. Quindi tu non li consideri proprio acciari allora, questo mi stai dicendo. Quelli che, cioè, io considero acharya quelli che hanno presentato la conoscenza in modo ineccepibile. Che sia anche in un contesto, che sia anche con un linguaggio, eccetera, però, come abbiamo già visto varie volte, no? Quando noi analizziamo gli scritti di una persona, di un insegnante, buttiamola là anche di uno che viene chiamato Acharya, perché no? Acharya, addirittura in India Acharya è un cognome, no? Io ho conosciuto Rahul Acharya che non aveva niente a che fare con l'idea di Acharya. Cioè, come dire, non lo so. Vasai, i vasari, no? Cioè, i vasari di oggi, i vasi non li fanno, ma un bel pezzo. Quindi, quando io esamino gli scritti di una qualsiasi persona che insegna sulla conoscenza vedica, la conoscenza, insomma, delle scritture, come hai visto, io cerco sempre di riconciliare, di vedere la sostanza che hanno trasmesso pure in un pacchetto, diciamo, contestuale. Il problema è quando invece una persona, invece che trasmettere la sostanza, trasmette solo il pacchetto. O trasmette una sostanza completamente diversa, una sostanza opposta al Dharma. Quello lì è un problema. La parola acharya, come viene spiegata anche da Bhaktivedanta stesso, è uno che insegna con l'esempio. Cioè, questa è la definizione di guru, cioè uno che ha realizzato quello che insegna. Quindi, se uno semplicemente insegna che la bhakti è il metodo migliore e che dedicarsi ai santi nomi porta dei buoni risultati, se si limita a quello lì può anche benissimo essere un acharya, perché lui ha realizzato queste cose, insegna ciò che ha realizzato, quindi è un acharya. Nel suo piccolo è un acharya. Il problema è quando trasmesso diciamo così, nel contesto culturale abramico, il termine acharya viene etichettato come profeta, come personalità assoluta che non può sbagliare, come messia, come papa, come non lo so, vedete voi, come padre della Chiesa. Bravo. Il culto della personalità. Ecco, siamo arrivati al punto dolente. Il culto della personalità è un problema, perché noi dovremmo focalizzare il culto alla personalità su Dio, non su Pinco Pallo, l'Acharya, Sripad, Pinco Pallino. Il ruolo del guru è quello di rappresentare il guru tattva, il guru supremo, cioè di portare le persone più vicine a Dio. Basta. Cioè, il Guru Puja è una cosa che si fa una volta all'anno, onorando Vyasadeva. Non si fa tutte le mattine
allo swami di turno o durante per il compleanno di uno che è la celebrazione di un corpo materiale. Ma dai. Io quando ho capito, quando sono venuta a conoscenza del concetto di Guru Puja in India con gli induisti, mi si è aperta una super finestra su quell'aspetto. Che quando tu vai da un induista ortodosso originario e gli dici Guru Puja, dice sì, a luglio, la luna piena di luglio, e facciamo, onoriamo Vyasadeva. E infatti. Questi qua dal Guru Puja l'hanno chiamato il Vyasa Puja, ma non ha niente a che vedere con Vyasa. Al massimo adorano il Vyasa San, ma non Vyasa. Cioè, durante i Vyasa Puja che abbiamo visto noi in Occidente, l'unica menzione di Vyasa è la sedia. Vyasa San. Comunque io quando studiavo all'università, quando ho fatto il periodo che mi ero iscritta e studiavo il buddismo, anche i buddisti lo fanno una volta l'anno, Ah sì, infatti. vabbè, infatti, cioè. Oh. È vero, Ma tu è vero. pensa fare Lo una fai. celebrazione del guru adorando il giorno della nascita in un corpo materiale. Già questo è fuori di melone, cioè è contrario alle basi della scienza trascendentale. È l'apoteosi del concetto corporale dell'esistenza. Ma senti un po', ma allora scusa, adesso mi viene in mente quest'altra cosa. Quindi il fatto che gli Hare Krishna, no? Vabbè, ok. La coscienza di Krishna, quella che è No, arrivata qui, diciamocela pure, gli Hare Krishna. sì, chiamato poi Movimento Hare Krishna, io mi ero sempre stupita perché non fosse mai citato in certi ambienti. Forse allora è pure per questo. Sì, Cioè, nel perché? senso che non c'ha, diciamo, una validità. Esatto. Non è solido. L'unico potere ha potere politico. Va bene, ok. Cioè, va bene, cioè, abbiamo capito. Cioè, non lo studiano, capito? Lo studiano come le nuove religioni, Certo, come, che ne so, i bambini di Gesù, la Soka bambini di Gakkai. Dio, esatto, bambini di Dio, non bambini Sì, di scusa, Gesù. bambini di Dio, eh. Certo. Cioè, questa, nelle accademie c'è, cioè, diciamo, lo studio in questo settore qua. Considerato una setta. Sì. Io infatti ci soffrivo tantissimo, però vedi, Sì, delle cose ci anch'io stanno. ci soffrivo, fin quando ho capito il perché. Ecco. E per capire Vedi. il perché bisogna andare a studiare alla fonte. Non si può partire. Se tu vuoi capire, diciamo così, l'acqua più pura di un fiume, non puoi cominciare da 3 km prima del delta. Perché a quel punto il fiume è. Si sta già portando di tutto. Non è più il fiume originario. È il fiume originario, ma non ha lo stesso contenuto. È sempre il fiume, però bisogna ripulirlo. Se tu invece vai alla fonte, riesci a capire che cos'è l'acqua pura, la sorgente, l'acqua. Poi dopo, quando hai sperimentato l'acqua pura, puoi andare anche al delta stesso e capire la differenza tra l'acqua e l'inquinamento che è successo Ciò che arriva alla recentemente. foce. Delta, la Sì, foce, sì. scusa, sì, esatto, in italiano si dice la foce. No. Quindi, cioè, puoi capire la differenza tra l'acqua, cioè il fiume stesso come acqua, e i sacchetti della spazzatura che ci galleggiano sopra. Non è che l'acqua non c'è più. Cioè, l'acqua c'è Sì. ancora, però non la riconosci, no? Perché c'è uno strato di schiuma da Certo. nitrati, nitriti, fosfati,
eccetera, eccetera, dice, Questo qui all'esempio che hai fatto tu su un tuo testo della montagna, Certo. dei vari punti di vista. Esatto. Devi arrivare in cima alla montagna. Guarda, in cima alla montagna puoi vedere tutti i vari sentieri Sì. e poi collegarli col progresso, con la montagna stessa. Perché la montagna è la montagna, lì, lo sappiamo. Però ci sono dei sentieri che sono senza uscita, portano un burrone, oppure continuano a girovagare e poi riscendono. Cioè, se vuoi vedere veramente tutta la montagna, verrà in cima. Dalla cima, ok, ragazzi, si può vedere, si possono capire tutte le varie prospettive. Però loro ci dicono che per arrivare in cima alla montagna c'è bisogno di qualcuno che ti Sì, ma porta. fammelo vedere, siete 40 anni che state facendo quel sentiero lì. Dove siete arrivati? In tribunale? A litigarvi con i vicini di casa? Dai, a litigarvi con gli altri devoti? In tribunale, Mamma mia, veramente. cioè, hai bisogno di qualcuno che ti guida? Sì, ma se ti guida nel fosso, cioè, ragazzi, no, dimmi, Gianni. No, dicevo poi dalla cima della montagna vedi tutti i sentieri Esatto, sotto e ti esatto, rendi conto che tutti portano alla cima, però. esatto. Alcuni magari anche no. Ma ti portano nel fosso, però poi fanno Molti, il molti giretto del sentieri, laghetto. diciamo così, la maggior parte, no, giustamente. Non è detto che anche se finisci in un sentiero senza uscita o se finisci in un burrone non puoi ritornare alla montagna. Il Esatto, bello in tutta la storia è che noi non moriamo mai. puoi finire in un fosso, fai il giro in quel fosso, bravo, però ti poi arrampichi piano piano. fuori, cioè, questo era un fosso, vabbè, proviamo su quest'altra sponda. Esatto. Quindi, in un certo senso è vero, tutti i sentieri portano in cima alla montagna. Alcuni hanno le peripezie, peripezie varie, no? Però, come dice la tradizione, vedi che pala yampa ricciate, gli alberi si valutano in base ai frutti. Se tu dopo 40 anni, 50 anni della guida spirituale che stai insegnando, eccetera, eccetera, ancora pensi che ancora stai nella concezione corporale dell'esistenza, fai discriminazioni basate sul corpo e sulla nascita, non sei messo bene, non sei andato tanto lontano, eh. Non sei andato tanto nella direzione giusta. Magari sei andato lontano, ma cioè nella valle, più che nella montagna, dove vai? No? A valle sei finito, rotolando, no? Per cui, o sei attaccato alla famiglia, i figli, la moglie, i nipoti, eccetera, no? Non è mica un buon segno quello lì, eh? Di uno che ha realizzato, è arrivato, dopo 50 anni è realizzato. Direi di no. Comunque, cioè, questo si applica a tutti, non è che stiamo parlando di una persona in particolare, per carità. È un concetto generale. Generale. Per carità, capito? Per cui la situazione è questa. A volte ti trovi a dover stare in tribunale perché devi difendere, diciamo, la tua minima sopravvivenza. Allora sì, se c'è qualcuno che ti denuncia per boh, che ne so, terrorismo, allora non è che tu ci vai in tribunale, non ci vado, perché se non ci vai a presentare i fatti e a difendere la tua situazione, arriva la polizia e finisci in galera. Cioè, perché i giudizi in contumacia, le sentenze in contumacia sono normali. Per cui non è che dico che oh no, i tribunali mai, gli avvocati mai, no, cioè dipende, dipende. Però andare a cercare di risolvere una disputa in tribunale tra devoti su cose che non dovrebbero essere discusse in un tribunale. Bhaktivedanta faceva l'esempio
di quei due fratelli che sono andati in tribunale per stabilire, chiedere al giudice quali dei due fratelli era un avatara. Diceva, vabbè, ok. Dai, ciu, ciu, ciu. Cioè, roba da, ma neanche l'asilo infantile, no? Si capisce il concetto, in generale, no? Poi ovviamente, cioè, ognuno ha il diritto a fare il suo percorso, di prendere il tempo che ci vuole, di fare le esperienze che ci vuole, eccetera. Assolutamente, io non ho, non faccio crociate, guerre sante, abbassiamoli tutti, no, interessa, cioè, lasciamo che facciano le loro esperienze. Questo risponde alla domanda, risponde Sì. all'osservazione. Sì. Perfetto. Altre osservazioni sul tema opinioni e verso conoscenza? Io penso che possiamo chiudere qua. Direi di sì, direi di sì. Perfetto. Allora, grazie. Alla prossima. C'è Dai, Jack and buonanotte. Nerd.